Chi ha amato i rally difficilmente non ha amato la Lancia, vera regina delle corse su strada per quasi un decennio. Erede naturale di altre vetture di casa Fiat che negli anni precedenti avevano già scritto pagine epiche nella storia dei rally. Nata dalla necessità di sostituire la sua progenitrice Delta S4, la Lancia Delta versione Gruppo A ha preso il posto d'onore nei cuori dei tifosi italiani e non solo di quelli. Da una vettura che il mercato automobilistico stava già dando per spacciata, è nata, grazie ai tecnici dell'Abarth, una vettura che sarà presa negli anni successivi come esempio da tutta la concorrenza, giapponesi compresi, trasformando un modello prossimo al pensionamento e snobbiato dai giovani in una regina anche del mercato, trascinando nel successo del modello di base tutte le versioni della gamma. Così per anni e tuttora, girando per i rally, una delle auto più diffuse ed ammirate resta la Delta, maestosa pur nel suo stile ormai datato, ma tanto carico di quel carisma che solo le grandi vetture possono vantare. Vero e proprio esempio di come doveva essere fatta una macchina da corsa, non ha lasciato che le briciole agli avversari, dominando per anni sia come affidabilità che come prestazioni. Portata in gara negli anni da tutti i più grandi piloti, ha raccolto una serie di vittorie che difficilmente qualche altra vettura potrà eguagliare. Thank you.
Regina nei rally mondiali, ma non solo in quelli, la Delta si può fregiare anche di numerosi successi, come campionati europei e asiatici, ed infiniti titoli nazionali a tutte le latitudini. Infatti, le tante Delta uscite dall'Abarth e vendute in tutto il mondo sono state una degna staffetta di una tecnologia made in Italy che niente ha da invidiare a nessuno. E dopo anni di successi a livello ufficiale e semi-ufficiale, ora abbandonata dalla casa madre, sta continuando nelle mani di preparatori privati a mietere successi in Coppa Italia, dove è ancora incontrastata Regina, nel Trofeo Terra, e non disdegna di lottare, nelle giuste mani, con le ben più recenti protagoniste del campionato assoluto. In chiusura di questa cassetta vedrete un'intervista a Mauro Nocentini, che ancora crede in questa vettura che tante soddisfazioni gli ha dato e gli continuerà a dare, come il campionato ceco vinto da Pier Giorgio Deila con una delle sue Lancia. E la Lancia, grazie a Nocentini, è diventata regina anche nel tempio della velocità in salita con Cappellari. Questa cassetta vuole essere un tributo a una vettura che tanta gioia ha dato a chi, come noi, ama passare buona parte del proprio tempo sui bordi delle prove speciali. Perciò non parleremo di numeri, ma non vi perdete la tabella a fine cassetta che, pur nella sua brevità, è pur sempre troppo esplicito di ciò che uomini e mezzi di casa Lancia hanno saputo e voluto fare grazie alla Lancia Delta, che per tutti noi è e resterà la regina dei rally. Thank you.
tua. Thank you.
Thank you.
Per parlare della Lancia Delta non potevamo trovare un cicerone migliore che Mauro Nocentini, che queste auto le ha fatte correre e vincere per numerosissimi anni. Quando è che è stata la tua prima esperienza con la Delta? Nell'87, a fine 87, quando ho comprato una 4WD, abbiamo fatto correre macchine nell'Arctic Rally, dove abbiamo vinto la prima esperienza. Almeno la prima gara è stata fatta nell'88 a gennaio, perché l'Arctic Rally era la prima gara del campionato europeo. Noi allora avevamo un 4WD con un motore 4 cilindri, 8 valvole, con circa 280 cavalli. E la macchina era una delle prime che venivano fatte, perciò aveva ancora molto sviluppo da fare. A proposito di questo, bisogna dire che la Delta è partita da una struttura sicuramente non felice per farne una macchina da corsa, sto parlando della versione stradale, e a questo proposito è stato grande il lavoro sia di telaistica che di motore svolto da voi preparatori. Ma come tutte le macchine del gruppo Fiat, alla nascita sono tutte delle macchine che nessuno pensa che possono correre, basta pensare del 131 Abarth, della Fulvia, solo la Stratos, la 037 era una macchina costruita per correre. La Delta era una delle macchine di produzione, però con quello staff tecnico che ha la Lancia è riuscita a far vincere tutte le macchine che hanno costruito. A questo proposito è inutile parlare del numero delle vittorie della Delta, sono centinaia, è una delle poche macchine che ha vinto tutto sia in versione gruppo A che in versione gruppo N. A Mauro è rimasta veramente nel cuore questa vettura? Ma sì, a me mi è rimasta nel cuore questa, come altre macchine del gruppo Fiat, la 037, 131 Abarth. Certamente questa è una macchina che mi ha dato delle grossissime soddisfazioni, perché è stata quella che mi ha fatto vincere anche 4 campionati assoluti in un anno, tipo nel 92 o anche nel 93, abbiamo vinti 3, nel 94 ne abbiamo vinti ancora 3. Perciò è una macchina che dal 91, quando la Lancia si è ritirata, non è stato fatto nessun sviluppo e dei preparatori privati ai livelli miei riescono ancora a portare sui campi di gara una vettura competitiva. Questo vuol dire che di base la macchina è stata costruita e sviluppata bene. A questo proposito bisogna anche dire che Nocentini ha fatto un tentativo in passato di fare omologare nuovi pezzi sulla fiche di questa vettura, che secondo te avrebbero concesso a questa macchina ancora qualche anno di vita a livelli ancora più alti di quelli a cui si sta esprimendo adesso? Certo, purtroppo ci sono alcune regole che dobbiamo rispettare, che bisogna omologare. Purtroppo l'omologazione la può fare solo la casa costruttrice. Io per esempio in questi anni, da quando la Lancia ha smesso di fare lo sviluppo su questa macchina, io ho fatto lo sviluppo sui motori e credo di essere riuscito a migliorare un po' i motori che erano nel 91. Ma purtroppo a livello sospensioni, a livello trasmissione, questa roba dobbiamo, anche se io l'avessi fatto, purtroppo la Lancia non era dell'idea di omologare questi particolari. Io sono partito nel 92 molto deciso e convinto anche a impegnare una certa cifra di tasca mia, perché in questa macchina ho sempre creduto e la dimostrazione la dà oggi: non avendo fatto niente, la macchina è ancora abbastanza competitiva, specialmente adesso con questa strozzatura nuova, che tutte le casse hanno perso potenza, la Lancia ne ha persa anche lei, ma in un po' meno delle altre casse. E parliamo proprio di potenza, parliamo della tecnica pura di questa vettura. Un motore datatissimo, perché se non erro le mie condizioni meccaniche sono abbastanza limitate, una vettura che prende il suo basamento da generazioni e generazioni di vetture Lancia. Certo, il basamento di questa macchina è ancora il vecchio basamento del 132 Fiat, e poi è stato fatto, non so, la prima testa a 2 valvole e poi portata a 4 valvole, e da quando è stato fatto il motore 4 valvole l'incremento di potenza è stato notevole. Noi 4 anni fa, quando si correva senza strozzatura libera, si arrivava con dei motori intorno ai 330-340 cavalli. Poi sono venuti fuori nuovi regolamenti e questo ci ha portato a sviluppare l'elettronica, ci ha portato a sviluppare nuovi sistemi di alberi a camme, questa roba qui, e la potenza non è mai, anche con le strozzature, non è mai
fino all'anno scorso persa, mai guadagnata e anche in coppia. Adesso purtroppo con la strozzatura da 34 abbiamo perso un po' come potenza massima, perché i motori oggi girano massimo a 5500 giri e poi abbiamo un calo di sovralimentazione enorme e purtroppo perde la potenza. Però abbiamo anche qui, in questo caso, migliorato in coppia. Però le potenze adesso sono sotto i 300 cavalli, quelli della Lancia. Invece un anno o due anni fa viaggiavamo a 350 cavalli, 355. Che erano tanti. E infatti bisogna dire una cosa, piloti... così a botto mi viene in mente Pucci Grossi, che hanno usato le tue vetture e quelle degli altri, ci hanno sempre detto che le tue erano quelle che come motore davano sempre un pochino di più, sempre un pochino di più in assoluto, stiamo parlando anche di quelle della cassa. Questa è una grossa soddisfazione per te? Sì, beh, io di base quest'anno per esempio faccio i 25 anni della mia attività e sono più di 35 anni che faccio questo lavoro. Io come meccanico sono nato più come motorista che come assemblatore di macchine, però purtroppo il nostro lavoro non deve essere solo da motorista, ma devi anche fare la macchina, l'assetto, e ho dei meccanici, dei tecnici veramente validi dove sono in grado di fare delle buone macchine. Un'ultima cosa, Mauro, la nostra cassetta, questo riepilogativo sul Delta, si chiamerà Per Sempre Regina. Sei d'accordo con noi su questo titolo? Ma guarda, io l'anno scorso ho fatto un accordo con Gustavo Trelles e non avevamo sponsor, avevamo solo l'Ancap come sponsor. La nostra idea era quella di correre nell'Europeo e avevamo fatto la macchina con su scritto la Regina o la Regina dei Rally, una cosa del genere, non mi ricordo. Perché anch'io sono dell'idea che la Regina Terelli è sempre stata la Delta e sarà, credo, la Delta.